Tele due ruti, quello che sta accadendo in Afghanistan con l'avanzata, con la riconquista del territorio delle città di Kabul da parte dei talebani, integralisti islamici, islamisti, che hanno una concezione infame del autoritaria, dittatoriale, misogina, sessuofobica, quanto di più osceno possa esservi rispetto al principio del piacere. Tutto questo dovrebbe suscitare una risposta. Personalmente ritengo che tale risposta debba arrivare dal contesto culturale occidentale che ha conosciuto l'illuminismo, che ha conosciuto le rivoluzioni, l'affermazione della laicità. E chi potrebbe mai farla? Chi potrebbe mai assumersi il peso di queste parole dirimenti? Personalmente ritengo che la persona più idonea a farlo potrebbe essere Jorge Bergoglio, Papa Francesco. E quindi immagino che domenica prossima egli si mostri durante l'Angelus di Piazza San Pietro affermando il valore dell'illuminismo, della laicità e anche l'affermazione che metta in discussione l'idea del sacro. Ed essendo Bergoglio argentino, potrebbe concludere, è un suggerimento che Fulvio Abate gli dà, il suo Angelus con le parole di Jorge Luis Borges: le religioni che noi proteggiamo vanno considerate niente più che una significativa branca della letteratura fantastica. Quanto al resto, che siano affermati i valori della laicità, dell'illuminismo, della separazione fra Stato e Chiesa, anche perché su Dio esistono molti dubbi. Diceva un filosofo: tutto è possibile, perfino Dio. Ma su questa possibilità credo che qualsiasi persona intelligente, compreso Bergoglio, ragionerà tutti i santi giorni. Aspettiamo queste parole da Francesco, Fulvio Abate, Tele due ruti. Domenica prossima.